E adesso andiamo a Gorizia per vedere come si festeggia il Natale in questa città che sappiamo essere impegnatissima perché è stata nominata come città capitale europea della cultura per il 2025 insieme a Nova Gorica. Ma noi rimaniamo qui nel 2021 e parliamo subito con l'assessore Fabrizio Retti, assessore alla cultura e allo sviluppo turistico, perché lei adesso ci deve illustrare proprio il Natale di Gorizia. Come lo festeggiate? Come avete preparato la città? Come state un po', come avete cercato, insomma, di portare tutti quanti questa atmosfera natalizia di cui, aggiungo, abbiamo veramente bisogno? Eh sì, ha pienamente ragione. Innanzitutto abbiamo iniziato già e abbiamo regalato un omaggio come anticipo del Natale a tutto il territorio perché abbiamo ospitato da qualche giorno tre splendide opere, un Van Gogh, un Kandinsky e un Matisse. Potete pensare che per quanto riguarda il Kandinsky è la prima volta che si vedeva in Italia, un evento splendido ospitato al Teatro Verdi dove hanno partecipato tantissime persone perché l'abbiamo chiamato le 10 ore di bellezza. Per 10 ore tutto il territorio poteva ammirare gratuitamente queste opere. Perciò è stato un bel omaggio che ci ha introdotto nel Natale. È stato molto apprezzato e siamo molto felici. Per quanto riguarda le festività, beh, questo momento dell'anno è particolarmente importante perché c'è non soltanto un discorso culturale, ma anche un discorso di tradizione, che anche qui si poi ripercuote nella nostra cultura. Perciò noi, vista la situazione che è in evoluzione, abbiamo organizzato le attività e in collaborazione con il patrocinio a un'associazione in particolare, che è l'Associazione di Arastello. Anzi, colgo l'occasione per ringraziarli perché assieme, con loro grande impegno, abbiamo realizzato tantissime attività che coinvolgono i cittadini, le famiglie, anche i più piccoli, perché è importante trasmettere la tradizione ai nostri piccoli, che poi a loro volta, crescendo, le trasmetteranno ai loro figli, perché poi le tradizioni sono belle perché passano di famiglia in famiglia, da padre in figlio, come Certo, e si come li suol avete dire. coinvolti i bambini? Allora, abbiamo fatto tantissime iniziative, alcune sono state fatte, alcune verranno fatte, perciò le racconto per sommi capi perché Sì. sono veramente tante. Perciò in tutto questo c'è stato un mercatino dove i bambini vicendevolmente si sono scambiati i regali di Natale, cioè perciò c'è questo, diciamo, chiamiamolo baratto dove mettono lì i regali che si scambiano tra di loro. Molto C'è bello. stata la giornata del riciclo del giocattolo, così in modo che i giocattoli non vanno buttati, ma possono essere utilizzati, grazie anche all'impegno di Isontina Ambiente, a favore di altre famiglie, a favore di altri bambini. Il presepe vivente, la tombolata, tutto ciò che è legato alla tradizione ma che unisce, perciò questo è molto importante. Oltre all'Associazione Pierastello, al Teatro Verdi, diciamo che possiamo vantarci di avere un teatro sempre aperto, perché in questo momento ha luogo, questo periodo dell'anno, l'ottima stagione teatrale di prosa che è sotto la direzione dell'ottimo Walter Mramor, anzi che ringrazio perché è un cartellone che merita di essere vissuto, perciò il Teatro Verdi è sempre aperto, ma anche qui con un'altra associazione, l'Associazione Casa delle Arti, portiamo avanti tutta una serie di iniziative simpatiche, alcune innovative. Per esempio, la domenica ci sono e ci saranno i concerti aperitivo della domenica, 50 minuti di ottimo concerto nel ridotto del Teatro Verdi di Gorizia, un buon brindisi con dei prodotti tipici del territorio, ci diciamo buona domenica e si torna a casa. Prima si Perciò ascolta la musica e dopo ci si incontra per leghiamo il chiacchierare. momento culturale al sociale, visto poi il momento dell'anno dove siamo tutti un po' buoni, siamo un po' tutti legati a stringerci, nonostante poi questa maledetta pandemia che ancora non ci lascia tranquilli così Bellissima come prima. Infatti, iniziativa questa. Ecco. ha riscosso molto successo e sta riscuotendo successo, perciò siamo molto molto felici di questa attività che poi ci permette un po' di scaldare il cuore dei cittadini e sentirsi partecipi per un momento dell'anno dove la gente ha bisogno di umanità. Voi avete tre teatri, giusto, a Gorizia, quindi i goriziani amano andare a teatro? C'è un periodo dell'anno in cui amano andare di più, tipo, non so, adesso che siamo durante le festività? Beh, la ricchezza culturale della città, lo dico spesso, passa anche attraverso i teatri. Se pensate, siamo una città di 34.000 abitanti che può vantare tre teatri, il Bratusch, il Coltorni Dom e il Teatro Verdi di Gorizia. Tre teatri che sono attivissimi, perché tra le stagioni teatrali da una parte e le varie attività culturali dall'altra, beh, i cittadini non si annoiano certamente perché poi c'è un'offerta molto variegata. In questo momento dell'anno più che mai perché
situazione è abbastanza rigida, come intendo come clima, perciò stare a caldo in un buon teatro, in sicurezza, attenzione, lo ricordo, perché i teatri, così come i cinema, purtroppo con questa pandemia hanno sofferto tanto, stanno soffrendo ancora in parte, perciò io lo ricordo veramente, il teatro è un luogo sicurissimo, perciò vivetelo, percepitelo. Noi siamo partiti con la stagione teatrale, ma da quello che vedo e che so, anche il Kulturnydom e il Bratuš stanno ripartendo, siamo contenti, ma soprattutto riappropriamoci dei nostri spazi culturali, perché la cultura è anche indotto economico, non dimentichiamolo. Sì, voi avete avuto anche tanti nomi che sono venuti a Gorizia, io ho visto l'ultimo Antonella Ruggero che proprio con l'Accademia Musicale Naonis si è esibita, è una delle voci più particolari e anche più belle che abbiamo in Italia, ma so che ne arriveranno anche altri, no? di autori importanti, lei mi citava prima mentre stavamo chiacchierando di Cristicchi. Cristicchi, Bisio, Lillo e Greg, dico qualcuno così per dare la carrellata, la Ruggero che è stata al Kulturnydom, insomma non ci annoiamo, ma soprattutto mi fa piacere questa ripartenza, ma soprattutto Gorizia è una città come il nostro territorio regionale nel nord-est Italia, insomma per tutti questi bei nomi di caratura nazionale ed internazionale, possiamo dirlo, e perciò che arrivano dal nostro territorio vuol dire che comunque sia c'è quell'appeal, c'è quell'humus culturale che possiamo certamente vantare, lo diciamo anche qui a Gorizia con orgoglio, perché come ormai tutti quanti sapete, anzi è quasi un anno perché siamo diventati capitali della cultura europea di Nova Gorizia e Gorizia congiuntamente lo scorso 18 dicembre, perciò siamo ormai diciamo che possiamo raccontare l'anno, perché visto che il dicembre è quel momento insomma che ci ricorda un momento emozionante, ogni volta che ne parlo ho ancora la pelle d'oca, perciò... Però tenga a mente che un anno è andato via, ne restano quattro da lavorare. Allora, parliamo ancora di Natale, abbiamo capito che il vostro sarà un Natale in bellezza, iniziato con la bellezza, con la pittura, poi tanta cultura, una città che rispetta le tradizioni e anche cercando di trasmetterle ai bambini. E se dovessi dire invece, avete anche un bell'albero di Natale, immagino, a Gorizia, mettiamo un regalo sotto questo albero per la sua città, che cosa ci metterebbe? Bellissima domanda che non avevo messo in conto, perciò sarà, la mia risposta sarà estremamente spontanea. Ma io lo dico visto che, lo diciamo qualche istante fa, siamo capitali europee della cultura. Il messaggio che lancio, visto che è un momento dell'anno dove siamo tutti un po' più buoni e sensibili, è: lavoriamo tutti quanti assieme per questa occasione unica, sottolineo unica, che non è soltanto legata all'aspetto culturale. E qui mi svesto un attimo da assessore alla cultura, ma parlo da amministratore in generale. Questa occasione avrà un'importantissima ripercussione economica per il nostro territorio e parlo proprio di tutta la regione in generale. Perciò lavoriamo tutti quanti assieme perché, come regalo sotto l'albero, un indotto economico, una crescita economica del nostro territorio vuol dire ricchezza alle nostre famiglie, vuol dire dare una speranza ai nostri figli. In questo momento dell'anno è più che mai importante perché sappiamo bene quello che ci ha portato il Covid, ma grazie a questa opportunità, lavorando tutti insieme, come dicevo, possiamo benissimo vedere una luce in fondo al tunnel. Perciò questo è l'auspicio che faccio alla città di Gorizia, ma a tutto il territorio regionale e non solo. Perché veramente abbiamo uno strumento che ci potrà permettere di essere protagonisti a livello internazionale. Assessore, bellissimo regalo per la sua città, però parliamo di lei personalmente. Natale per lei che cosa significa? Ma visto che sono assente per molte giornate da casa, perché è un assessorato splendido, sono felice di quello che stiamo portando avanti, però che mi porta per tanto tempo fuori casa. Io in questo momento dell'anno, per me il Natale, personalmente, come Fabrizio Oreti, per me è il calore familiare, perciò mia moglie, mio figlio, la casa, il calore proprio di quello degli che affetti. Le mura di casa, vissute assieme a loro, beh, questo per me è il vero Natale e questo è il mio regalo, passare qualche giorno con loro e coccolarmi la mia famiglia. Grazie mille con questa bellissima immagine anche del suo Natale. Fabrizio Oreti, assessore alla cultura e allo sviluppo turistico per il comune di Gorizia, grazie per questo suo intervento, per averci fatto assaggiare un po' il Natale di Gorizia.